Un ritornello bello da ascoltare quando è il momento di tracciare il bilancio di un anno solare che sta per concludersi, una consuetudine che si ripete prima delle festività natalizie, perché anche nel 2017 la Victorandria ha tanto da raccontare, in particolar modo la soddisfazione di aver regalato ai propri tesserati, 300 compresi quelli della succursale di Canosa, 12 mesi vissuti all'insegna dei veri valori dello sport: il rispetto verso gli avversari, la gioia di rincorrere un pallone, il sorriso tipico di chi condivide con coetanei la passione per il calcio. Il presidente Michele Ricciardi, in buona sostanza, ha validi motivi per essere molto contento. Il bilancio di questo 2017 è, come succede oramai da 8 anni, assolutamente positivo. Il numero dei nostri iscritti crescono, le soddisfazioni che i nostri bambini ci danno sono sempre tantissime, la gioia, la passione con la quale affrontano gli allenamenti ci riempiono dei mille sacrifici che facciamo per cercare di seguirli. Ovviamente noi seguiamo la parte più bella del calcio, perché noi prendiamo i bimbi che hanno 5 anni e cerchiamo di inculcargli la passione, l'amore per questo sport bellissimo. Per scelta, a 14 anni, dopo i 14 anni, non abbiamo altre formazioni e lo facciamo proprio perché in questa maniera cerchiamo di preparare i nostri ragazzi a quello che potrebbe essere un futuro professionale. Per tanti questa cosa è successa, quindi è fattibile, è possibile, per tanti altri rimane una bellissima esperienza. La numerosa famiglia della Victor si è riunita ieri presso l'Istituto Lotti Umberto I di Andria per il tradizionale scambio di auguri tra dirigenti, staff tecnico, atleti, di età compresa tra i 5 anni dei primi calci e i 14 dei giovanissimi, e naturalmente i rispettivi genitori. Una società che svolge il ruolo in maniera veramente professionale. Basti pensare, diciamo, a tutto lo staff, dalla presidenza ai medici che collaborano, ai ragazzi dello staff, agli allenatori, a tutti. E i risultati parlano da soli. Si guarda già oltre. Il 2018 dalla Victorandria infatti si aprirà subito. Gli under 14 ad inizio gennaio saranno impegnati nel torneo nazionale giovanile Città di Pescara, iscritte anche diverse società professionistiche. Sono diversi anni che partecipiamo, quindi per noi è diventata una normalità affrontare la Juve piuttosto che la Lazio, la Salernitana. Sono squadre professionistiche importanti. Se la memoria non mi inganna, sono 6 anni che partecipiamo a questo torneo. E io vi ripeto, come ho sempre fatto, a questo torneo non ci si iscrive. A questo torneo si viene invitati, quindi se non si riceve un invito non è possibile partecipare. Sono 6 anni di seguito che ci invitano, ci sarà un motivo. Vuol dire che quello che facciamo lo facciamo discretamente bene.